Ciao fantastici, benvenuti in un nuovo tutorial di acquerello. Ovviamente, se vi siete persi il tutorial precedente, ve lo linko qui e anche qua sotto nell'info box, così potete andare a dargli una sbirciata. Ah ragazzi, sta per arrivare l'estate, sì, ormai manca veramente poco e quindi è veramente arrivato il momento di sentirsi leggeri come piume. Allora, in questo video vi propongo due modi per dipingere le piume d'acquerello. Questo che è un po' più spontaneo e un po' più grafico, un po' più decorativo. E un secondo modo, un po' più realistico e io direi anche poetico. Vedete, anche cambiata la luce nella ripresa mentre lo dicevo. Poetico. E ovviamente poi vi chiedo di farmi sapere quale delle due preferite. Quindi se volete vedere come dipingere le piume con l'acquerello in questi due modi, uno un po' più grafico e uno un po' più poetico, seguite questo tutorial! Come al solito ragazzi, trovate tutti i materiali in una bella lista completa qua sotto nell'info box, quindi date un'occhiata alla descrizione del video. Come carta ho utilizzato questi campioncini della carta Canson che si chiama Moulin de Roi, di cui parlerò prossimamente in delle video recensioni. Siccome sono molto piccoli e hanno tutte queste scritte, ho deciso quindi di ritagliarli e diciamo renderli ancora più piccolini, quindi sarà un formato cartolina. Quindi utilizzando questo comodissimo taglierino sono andata a ritagliare le scritte in questo modo. Eliminandole tutte, semplicemente ho ottenuto questi rettangolini di carta cotone in formato mignon, proprio formato piccolino, e vi consiglio di usare dei formati piccoli per questo tipo di esercizi, soprattutto se siete dei principianti. Vediamo quindi il primo metodo, come dipingere piume decorative. Per queste piume utilizzerò una gamma di colori che andrà dall'azzurro al magenta passando per il viola. Quindi con la mia palettina della Lucas mi preparo il magenta, il blu ciano e il blu oltremare e sono questi i tre colori che utilizzerò. Quindi comincio a tracciare la mia prima piuma e come vedete io non ho fatto il disegno prima, però ovviamente se voi vi sentite più sicuri potete tranquillamente fare prima un bel disegno, magari stando molto leggeri con la matita. Io vi consiglio comunque di non farlo, in modo che così l'esercizio sarà ancora più completo e eserciterete ancora di più la mano. Per questa prima piuma utilizzo il blu ciano puro, molto molto diluito, e comincio tracciando la punta. In questo modo, e come vedete lascio tra le due parti qualche millimetro di bianco, proprio lascio il foglio bianco che starà a rappresentare la parte centrale della piuma, e vado subito ad intensificare con il blu oltremare. A questo punto cambio colore, uso il viola e completo la mia piuma. Per ottenere una sfumatura molto omogenea, la cosa migliore è inclinare il foglio. Potete inclinarlo leggermente, ma anche tantissimo, se non avete messo troppa acqua e troppo colore, altrimenti colerà, quindi dovete stare attenti. Ma questo è il metodo migliore per far sì che i colori sfumino bene tra loro. Per dipingere la seconda piuma giro il foglio perché voglio creare un motivo di piume e quindi parto a dipingere esattamente come prima,
solo che non utilizzo più il color ciano, ma utilizzo il magenta, come vedete. E con questo colore arrivo fino all'incirca a metà. Verso la metà aggiungo il secondo colore, che è un viola, perché poi andiamo a sfumare verso il blu. E continuo a dipingere. Allungo bene la mia piuma per farla anche più grande dell'altra e come ultimo colore aggiungo il blu. E ripeto lo schema per tutte le piume che voglio mettere sul mio foglio. Come ultima piuma vi voglio far vedere un altro metodo per dipingerla. Come vedete sono partita prima tracciando tutti i contorni, quindi in modo un po' diverso rispetto alle prime che ho fatto. Traccio i contorni e dipingo tutto con lo stesso colore. In questo caso uso il ciano, che comunque è tra tutti i colori che sto usando quello leggermente più chiaro, sopra il quale poi andrò ad aggiungere gli altri colori per creare le sfumature. Ed eccolo qua il mio motivo a piume, come vedete ne ho aggiunte altre, ho riempito tutto il foglio. Io le trovo davvero molto molto graziose, soprattutto per le belle sfumature che si creano. Ovviamente poi potete voi decidere quali colori utilizzare. Ma vediamo ora il secondo metodo per dipingere le piume, quelle realistiche. Per realizzare queste piume servono gli stessi materiali di prima, solo che io parto dal disegno. In questo caso sì, parto dal disegno perché per avere un effetto realistico anche il disegno deve essere più realistico, più curato e quindi se non sapete come disegnare una piuma, mi raccomando, cercate delle foto online e cercate di riferirvi alla realtà, ancora meglio se ce l'avete vera da copiare. E quindi questo è il risultato. Ho disegnato due piume in queste posizioni un po' particolari, ovviamente poi voi potete scegliere di disegnare la vostra piuma una o più piume come volete. A questo punto preparo i colori e sto utilizzando per le mie piume realistiche tutti i toni delle terre fondamentalmente, quindi ho usato una terra di siena bruciata e una terra d'ombra naturale mescolate insieme e poi con la terra d'ombra e il blu oltremare vado a creare un marrone molto freddo e molto scuro. Rispetto al primo metodo, che è un bagnato su asciutto, vado ad eseguire un bagnato su bagnato, che darà alle mie piume un aspetto molto molto delicato e tenue, che è quello che voglio ottenere, soprattutto la morbidezza che il bagnato su bagnato conferisce al risultato finale. Quindi vado a bagnare bene la piuma con dell'acqua pulita. E dopo aver bagnato molto bene il foglio inizio a stendere il colore. Parto con il primo marrone, come vedete quello più caldo, creato a partire dalla terra di siena e la terra d'ombra naturale, e lo stendo nella parte alta della mia piuma, in questo modo. Per ottenere questo bell'effetto sfumato e molto morbido non vado a stirare il colore con il pennello, ma lo lascio semplicemente colare. E sfruttando la punta del pennello, che per questa occasione deve essere molto ben affilata, fuoriusciamo dai bordi della piuma e tracciamo questi sottilissimi fili per dare un effetto di peluria. Dopodiché intensifichiamo il marrone sia sulla punta che sulla base, in questo modo. E come vedete sto usando il marrone più freddo, quello più scuro, che sembra quasi un nero da quanto è scuro. Il trucco è utilizzare diverse tonalità di marroni, quindi non usate soltanto una tonalità di marrone, ma variate, createne almeno tre come minimo. A questo punto vado a tracciare con un marrone più scuro questo motivo a strisce che ha la mia piuma, sempre facendo colare il colore, quindi non tirandolo, ma facendolo colare, in questo modo.
e lo intensifico con quel marrone molto molto scuro che ricorda quasi un nero. Sempre con lo stesso colore scuro vado a rifinire i dettagli. E ora passo alla seconda piuma, che però vi faccio vedere velocizzata, perché altrimenti questo tutorial sarebbe stato veramente veramente tanto lungo. Comunque i passaggi sono sempre gli stessi di prima, quindi parto con un fondo di acqua pulita, al quale vado a aggiungere un primo marrone, quindi un marrone più chiaro e più caldo, come vedete. Dopo aggiungo il resto dei colori, aggiungo un marrone più freddo e un po' più scuro, soprattutto scurendo la base, e vado a tracciare questi filini che sono appunto i pelettini della piuma. Aggiungo un colore più freddo, in questo caso un marrone che vira leggermente verso un verde, e poi aggiungo questo colore che è una sorta di color ottanio, abbastanza chiaro. E con questo colore dipingo tutta la seconda parte della mia piuma. Quindi sarà una piuma bicolore. E a questa seconda parte aggiungo anche le strisce, utilizzando il marrone e poi intensificandolo con il colore più scuro. Ed ecco il risultato. Quindi, come avete visto, abbiamo realizzato queste piume molto più grafiche e decorative e queste altre invece che sono più realistiche e più delicate. Mi raccomando, non dimenticatevi di farmi sapere quale delle due preferite. Bene ragazzi, abbiamo visto come dipingere le piume con l'acquerello in due modi veramente molto molto diversi, quindi con due risultati molto diversi. Questo più realistico e anche un po' più poetico, più delicato, e questo invece molto più grafico, colorato e un po' più decorativo. Quale dei due preferite? Fatemelo sapere con un bel commento qua sotto nei commenti. E ovviamente, se questo video vi è piaciuto, pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo nel prossimo tutorial, tutti i martedì e tutti i venerdì qui su Art TV. Ciao! Anzi, fantaciao!